In vista della giornata della legalità in programma il prossimo 23 maggio, a Palermo una 2 giorni dedicata a mafia e antimafia. L'evento è stato organizzato da Unipa. C'era per noi Valerio Penna. C'è da chiedersi, la cooperazione internazionale, l'azione di contrasto alle mafie, a che punto è? Riesce a sviluppare delle azioni efficaci? C'è la Procura europea in funzione già da qualche anno. In che rapporto è la Procura europea con le procure distrettuali antimafia? Di fronte a una criminalità organizzata, sempre meno relegata ai confini nazionali, servono nuovi approcci per combatterla. È uno degli spunti emersi nel corso del convegno Mafia e Antimafia Oggi, in programma all'Osteri. Una 2 giorni lanciata dall'Università di Palermo per analizzare numerosi aspetti del fenomeno, dagli strumenti giuridici di contrasto fino ai lati economici. Un sistema in cui l'appalto pubblico, le risorse pubbliche sono limitate e sono molto più controllate rispetto al passato, si pensa che il vecchio business è tornato in auge, e cioè il traffico di stupefacenti. Bisogna capire questi soldi dove vanno. Ecco, su questo c'è un punto interrogativo. Presentata anche un'anteprima del docufilm Falcone Borsellino, Il fuoco della memoria, di Ambrogio Crespi. Ad assistere anche la figlia del magistrato vittima dell'attentato di Via D'Amelio, Fiammetta, impegnata da anni in un lavoro di sensibilizzazione rivolto ai giovani. C'è tantissima voglia di conoscere la storia del passato legata proprio alla lotta alla criminalità organizzata, in un momento in cui le mafie non sono state sconfitte, ma hanno soltanto cambiato volto e si sono adeguati ai nuovi contesti socio-economici.